La velocità della diagnosi per i neonati pretermine colpiti da ROP, la retinopatia del prematuro, significa non perdere la vista. E con un'apparecchiatura di cui dispone, grazie ad una donazione della Fondazione Stevanato, ora anche l'ospedale all'Angelo di Mestre, i piccoli non dovranno più essere trasferiti a Padova. L'ennesimo esempio di come il territorio riesce a fare sinergia con questa struttura. Qui c'è una fondazione molto importante che dona al nostro reparto di pediatria e di oculistica una macchina o un'attrezzatura che aiuta i bambini a crescere meglio. Avere a disposizione questa strumentazione è una vera e propria rivoluzione anche per i bambini stessi. Sì, è una doppia rivoluzione. La prima è perché i bambini soffrono di meno nel ricevere la visita. La seconda è che ci permette di fare diagnosi più accurate e trattare i bambini in tempi più rapidi. E trattarli senza arrivare alla chirurgia, anche questo è un altro orizzonte ottenuto. Sì, negli ultimi anni già c'era in passato il trattamento laser, negli ultimi anni terapie iniettive ci permettono di fronteggiare questa malattia senza arrivare in una grossa percentuale di casi alla chirurgia. Tra gli obiettivi della Fondazione, l'attenzione ai bambini è una delle principali. Sapere come sta l'occhio di questi bambini prematuri è importante anche per calibrare tutte le altre terapie. Quindi l'occhio davvero si dice lo specchio dell'anima, in questo caso è lo specchio dello stato di salute del bambino. Sì. Allora, i neonatologi, questa è una cosa che dico spesso, no? Per tanti anni hanno cercato di fare di più, di usare più macchine, di usare più farmaci, di usare più ossigeni. La neonatologia negli ultimi anni è diventata una specialità che sta imparando a fare sempre meno, nel senso che tutto quello che facevamo aveva anche degli effetti collaterali. Allora, in questo caso, usare meno ossigeno, stare più attenti alle trasfusioni, usare i farmaci nella maniera corretta, ovviamente sempre mirando prima di tutto alla sopravvivenza, ma non è l'unico obiettivo, è un obiettivo anche di qualità. Se io faccio sopravvivere più bambini, ma questi bambini sono ciechi, dobbiamo chiederci se è un successo. Noi mandiamo in tempo reale le nostre immagini e possiamo chiedere un secondo parere in qualsiasi parte del mondo. Noi abbiamo un carissimo amico che è leader mondiale per questa patologia, che lavora e vive a Detroit, e quando abbiamo necessità di comunicare con lui lo possiamo fare immediatamente e con una risposta rapidissima, perché ricordiamoci che il trattamento di questa patologia deve avvenire nelle 24-48 ore. Per capire l'efficacia dello strumento, basta osservare il sorriso di questi genitori. Intanto è in ottime mani dall'equipe medica. Il dottore ha dato fiducia, ci ha spiegato tutta la situazione che ha fatto, quindi ottimo. Quanto è importante il fatto che possiate stare vicino al vostro bambino, quindi anche voi seguirlo passo passo? Da 1 a 10, 10, se non, 100 se si potesse dire 100, Fondamentale, è perché si ha una fondamentale. sicurezza, perché poi quando si è qua si è a casa con tutti i dubbi, le incertezze che ci sono a casa, ecco. Beh, l'inizio è un po' dura, però appunto poi con questa equip la si vive con tranquillità. Sì, tranquilli, anche perché è andato sempre tutto bene, quindi Esatto. per ora non ci sono stati intoppi, ecco. E il bimbo sta bene, siamo Manca poco. pronti, non vediamo Manca poco. l'ora, sì. Ambientarsi un attimo, capire lui le reazioni che avrà, perché comunque sì, è un ambiente nuovo, noi E siamo relativamente pronti che i poi. nonni perché attendono.